È stata una domenica avvincente, quella del primo round dei trofei Motestati, qui è l'autodromo Riccardo Palletti di Valano de' Melegari. La prima gara della giornata è stata quella della categoria 300, che aveva incontrato la vittoria di Alessandro Cervioni. Dico aveva perché i commissari hanno riscontrato un'irregolarità sulla sua moto, addirittura di insaputa di Cervioni, che ci è rimasto parecchio male alla notizia. La vittoria allora è andata a Stefano Sala, che per 86 millesimi ha beffato Mattia Virone sul traguardo. C'è anche Christopher Iotti a completare il podio. Chiudono la top 5 Sorretti e Dotti. Mentre la prima gara in assoluto della categoria Sport Bike ha visto l'assolo di Edoardo Colombi, che è salito sul gradino più alto del podio davanti a Sorrenti e Sarchi. Michael Coletti invece è stato il leader incontrastato della categoria 600 Open, vincendo davanti ai due rivali Campanini, staccato di 5 secondi, e Galloni, al doppio, di 10. Che battaglia invece nella 1000 Open! Vogue e Cristini hanno dato vita ad un grandissimo duello fatto di sorpassi e di incroci, soprattutto nelle ultime curve. Parevano doviziose Marquez. E arriviamo alla Race Attack. La categoria 600 in gara 1 ha raccontato la vittoria di Bettella davanti a Benedet, che ha fatto una grande rimonta dopo un brutto start, e Osler, mentre invece gara 2 è stata quasi sulla falsa riga della prima. Vince sempre Bettella, questa volta però davanti ad Osler. Benedet è terzo, che è stato costretto anche qui alla rimonta dopo una partenza difficile. Matteo Cristini invece si è imposto in gara 1 della Race Attack 1000, vincendo davanti a Vittellare e Facciolini. Il Pullman Proietti invece è sceso ai piedi del podio, facendo quarto. Proprio prima di gara 2 però l'imprevisto, arriva la pioggia e abbiamo visto solamente 6 piloti al via dell'ultima manche di giornata. Scaltritti esce vittorioso davanti a Vittellaro, che è stato comunque nettamente più veloce, ma una caduta appena partiti in uscita dalla curva 2 gli ha compromesso i piani. Da ultimo rimonta fino alla seconda posizione, sorpassando Proietti all'ultimo giro, che concluderà terzo.